Quando si parla di Napoli, i pensieri prendono forme del tutto diverse. Sembrano quei mosaici fatti di tanti piccoli vetrini colorati che da piccoli si tentava di incollare su un cartoncino con il vecchio Vinaville. Non avevano una dimensione precisa e nemmeno si poteva immaginare cosa volessero realmente rappresentare, eppure quei colori erano lo sfogo della nostra fantasia di bambini, premiata dal sorriso dei nostri genitori. Napoli è questa, confusa e sorridente, vulcanica e sonnolente, un sorriso ed una lacrima, un abbraccio e tante urla, una città dove ognuno cerca la sua dimensione, la sua melodia, il suo colore, il suo piccolo vetrino colorato. La musica e le canzoni sono per questa città la scorciatoia, la via di uscita. E come diceva John Sebastian Bach, la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori, ma a Napoli di silenzio non ce n'è per niente. E quando ad infrangerlo ci sono voci straordinarie, penetranti, a tratti sofferenti, fuse in generi musicali tanto diversi tra loro, il cui risultato è la Napoli mille colori di quei vecchi, infantili mosaici che restano nell'anima e nei ricordi, nasce allora il vero miracolo. Marianna Mazzarini è l'interprete straordinaria di questi miracoli musicali, che si racconta ai nostri microfoni in un mattino incerto di una città ancora sonnolente, con la sua spontaneità e semplicità che esprime anche nell'interpretazione dei suoi brani e che la rendono nel panorama della musica italiana una cantante che ancora attende il migliore e forse più importante tributo, innanzitutto quello della sua città, Napoli, a volte senza amore. Senza amore. Qual è il tuo rapporto con una città come Napoli? Qual è il legame particolare o anche le difficoltà che vivi in una città come Napoli? Il legame particolare, il legame è che sono napoletana, quindi questo è il vero legame. Riferita alla città, intesa come aspetto visivo, è una città meravigliosa. La tua aspirazione anche canora, tu canti, interpreti di brani splendidi in dialetto napoletano. Questo ti aiuta, la napoletanità secondo te aiuta anche nella musica? La lingua napoletana cantata è sicuramente favorevole al suono, mentre per esempio già un brano in italiano è più duro. Nel mio caso, che sono orientata molto verso il jazz, verso il blues, la lingua napoletana va bene, è perfetta, perché riesco a lavorarci come se cantassi un pezzo in inglese. Mi sono lanciata a fare questi esperimenti un po' così, per la voglia della musica, no? Perché quando uno poi ama la musica, perlomeno per quanto mi riguarda, mi piace affrontare anche vari tipi di musica. Non è che faccio un tipo di musica e basta, questa è la mia linea. No, mi piace anche sfidare vari tipi, perché è interessante per me scoprire. Per esempio, un lavoro molto interessante è stato quello che ho fatto 3 anni fa, più o meno saranno, al Teatro Trianon, appunto Vesuvio Lounge Project, dove praticamente io ho cercato di fare questo lavoro sui brani napoletani, appunto come dici tu, su questo standard di jazz lounge. Femmina, si nama la femmina, che stuocchi avata ghiagnera, a lagrime infamità. Femmina, si tu beggia la viva. Tu hai lavorato e lavori in tanti locali noti della Campania e hai comunque rappresentato la tua musica un po' ovunque. Le ambizioni di Marianna Mazzarini, ma soprattutto le speranze, le fatiche, le difficoltà, che cosa significa fare questo lavoro a Napoli ed in Campania ed affermarsi? Allora, innanzitutto io questo lavoro non lo faccio da poco, ma da moltissimo tempo. Quindi paragonare i tempi addietro con quelli del momento, devo dire che c'è una notevole differenza. Diciamo molti anni fa, vabbè,
moltissimi, non voglio dire, se voi dicevo moltissimi anni fa, però già un decennio di anni fa si lavorava benissimo, si lavorava in maniera meravigliosa, però io forse lì non ero molto attenta a, cioè non ho pensato di lavorare su un materiale mio, ho fatto il piano bar. Rispetto a tanti artisti napoletani, no? Artisti che hanno sicuramente segnato la musica italiana in generale, tu hai qualcuno a cui ti sei ispirata maggiormente o comunque prediligi un cantautore o un cantante napoletano in particolare? Ma diciamo noi napoletani siamo legati un po' a questa linea musicale di Pino Daniele che ha creato, ormai sono moltissimi anni. Io credo dopo di lui di non aver visto e sentito, per quanto mi riguarda, ancora nessuno su quella linea lì. Lui è riuscito a fare questa cosa, lui ci è riuscito pure alla grande, ed esiste ancora fortemente. A proposito della tipicità della tua musica, tu unisci pop, jazz, lounge, il pubblico come risponde rispetto a questa tua anche particolarità nel modo di cantare i tuoi brani, di interpretare i tuoi brani? Sui brani italiani sì, ci sono stati dei commenti favorevoli su questa cosa. Diciamo che il grosso boom l'ho avuto con Senza Amore. Proprio il brano che hai citato tu prima, Senza Amore, è trasmesso molto spesso dalle radio anche nazionali, quindi forse non ti aspettavi un riscontro così importante, forse non ti aspettavi anche che il pubblico apprezzasse così tanto questa tua interpretazione, questo tuo tono e timbro di voce, oltre ovviamente all'interpretazione vera e propria dei brani. Sì, indubbiamente è così. Perché l'anno scorso io stanca, perché poi sei stanca, anche perché oggi non cammina tutto più come prima purtroppo, e mi sono resa conto che tutto quel piacere che avevo una volta io non lo avevo più. Per cui, dato che sono una persona che ho bisogno di stimoli, sì, emotivamente io ho bisogno di stimoli, di cose, quando ti accorgi che un pezzo vale l'altro, una voce vale l'altra, ecco, ti rendi conto che ormai io dico che la qualità non c'è più oggi, mi dispiace, ma non la vedo, non la sento, sempre per il mio parere personale. E per cui io ho deciso di fermarmi. Chieli braccio sotto braccia, camicetta al fiore blu, vuoi fa signorina all'annanza a scuola pure tu, ta via la sigaretta buona capo papà, la mietta già rossetta gomma vire fa mamma lazzare. Quando si compone un brano, una canzone, occorrono anche momenti, diciamo, malinconici per interpretare anche un po' quello che è lo scopo di una canzone, quello di far pensare, di far riflettere. Possono questi momenti poi aiutare anche una professionista? Credo di sì, anche se io penso che l'artista è artista sempre e l'artista vive così di momenti, di sbalzi, anche quando è soddisfatto, sta facendo il proprio lavoro, perché soprattutto chi scrive, parlo degli autori, cantautori in particolare, sicuramente vivranno continuamente questi tipi di sbalzi di umore, di riflessioni. Quando hai iniziato a cantare? Quando è nata in te la passione della canzone? E in che modo poi? Da quando ero piccolina, cantavo, canticchiavo sempre.
vabbè, questa è una cosa naturale che ti viene, sai, sei piccola, ti sentono cantare, ma sei brava, però non ci ho pensato per tanto, Ho studiato, ho fatto il mio percorso di vita e ho iniziato a cantare, credo, 23, 24 anni, ma nemmeno in maniera volontaria. Diciamo che mi hanno trascinato in questo mondo per caso, no, ma tu devi cantare. All'inizio molto scettica, dicevo, bah. Poi mi disse, allora fai una prova, 10 brani, tu prova, poi dopodiché decidi. Quella prova è stata l'inizio di un continuo lavoro meraviglioso, mi sono divertita, è stato bellissimo, sono soddisfatta. Io sono soddisfatta, devo dire la verità, perché poi non è che devi diventare per forza famosa per avere delle soddisfazioni, ti puoi accontentare anche di quelle che giorno dopo giorno praticamente affronti e vivi, e anche quello sono soddisfazioni, che finisci la tua serata dopo 5 ore di canto e tutti ti stanno lì, ti è bella, brava, ti seguono, anche questo, no? Sono soddisfazioni. Quanta suona caverna per te. Fammi dormire, abbracciata nuova con te. Ho scritto, sono riuscita a fare un brano da sola, c'è una grandissima scoperta. Sarebbe? Oh mamma mia, è stata, diciamo, musica e parole, là mi sono lanciata da sola. E l'amore suona un altro canto, l'ho scritto insieme a un altro autore, è stata la prima, diciamo, è partito con quello e poi ho continuato con questo. E non ti nascondo che avrei voglia anche di continuare a fare questo, di riprovarci ancora, perché tanto la musica è una scoperta continua, devi sempre lavorarci. Che emozione ti fa sentire una tua canzone trasmessa in una radio mentre sei in auto? Ascoltare una canzone come Senza Amore o altre? Che emozione mi fa? E mi hai fatto una domanda a cui non ho mai pensato. Sicuramente è piacevole ascoltare la mia voce. Sai, un'emozione che... una cosa che ho provato. Sai quando hai la sensazione di essere collocata nel posto sbagliato? In auto o in radio? In radio, cioè sentendo, capito, magari i brani di prima, i brani di dopo, così arriva il mio. Sai quando hai quella sensazione che è fuori posto? Questa forse è stata una sensazione che adesso mi ci fai pensare tu, perché è stata una cosa che ho pensato, sì, detto, dovrebbe camminare insieme ad altri brani di questo genere, ecco, parlo di questo, perché poi la musica è personale, ognuno c'è il suo gusto, come giusto che sia. Mariana Mazzarini, con questa voce penetrante, così importante, e con queste interpretazioni anche particolari, sicuramente in questa intervista è sembrata anche un po' lievemente, come giustamente deve essere anche un'artista, un po' malinconica. Ci diamo un appuntamento con Marianne nel momento in cui sicuramente qualcosa sta per accadere e tu un poco ti nascondi e pensi che questo non accada, però in realtà noi pensiamo che stia per succedere qualcosa di importante per Mariana Mazzarini. Ah, grazie. Allora ci vedremo in una prossima intervista. Però non sono malinconica. Affatto. Senza amore che fa, amavo bene, amavo dessa, basta, senza scommetterci. Un saluto ai telespettatori di Media TV.